Il cristianesimo portò con sé non solo un modo nuovo di essere, ma un nuovo modo di girare per il mondo, nuovi obiettivi. E questo è dato da un'istituzione che tuttora vediamo esistente, cioè il pellegrinaggio. Lo spostarsi verso un luogo sacro a scopo di preghiera o anche per ottenere dei miracoli. A Lourdes, ancora adesso, vanno folle di persone per ottenere un miracolo, o a Međugorje, nel luogo in cui si dice che sia apparsa la Madonna. È una storia molto antica. Viaggiavano i cristiani più ferventi e anche le donne per visitare i luoghi sacri della storia di Gesù. Noi abbiamo la cronaca di una, probabilmente era una monaca di nome Egeria, che lasciò il suo diario, Itinerarium Egerie, descrivendo il suo viaggio in Terra Santa. Partì probabilmente dalla Galizia in Spagna, utilizzò le strade romane che funzionavano ancora. Siamo attorno al 380 dopo Cristo, ovviamente. Arrivò in Terra Santa, vi erano dei luoghi dove i pellegrini erano ospitati, visitò il Calvario, visitò la Basilica dell'Ascensione, visitò, poi scese, arrivò sin sul Monte Sinai, dove Dio aveva dato a Mosè la tavola dei 10 comandamenti, viaggiò in Siria, raggiunse i luoghi della predicazione di San Paolo e lascia la descrizione di questo mondo ormai cristiano, cristianizzato, pieno di luoghi simbolo che tuttora vengono raggiunti dai pellegrini.